Eccoci nella storica sede dell'Udi di Genova, situata in via Cairoli 14, dove, come si può vedere, è situato il nostro archivio storico. Un archivio che, insieme alla Biblioteca Margherita Ferro, rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per la nostra associazione, tanto da essere riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come un bene di interesse nazionale. Fondato nel 1982 e per molto tempo riconosciuto come Archivio Biblioteca Margherita Ferro, il 26 di marzo del 2021 è stato ufficialmente dedicato a Lidia Menapace. L'archivio di Genova è stato riconosciuto di notevole interesse culturale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Liguria nel 2014 e l'anno scorso, nel 2022, grazie al finanziamento della DGA, Direzione Generale Archivi del MIC, per il riordino degli archivi storici dei partiti politici e delle associazioni sindacali. È stato inventariato e abbiamo appunto pubblicato di recente sul sito l'inventario, il frutto di questo lavoro di valorizzazione e tutela. E oggi, nel corso appunto di questo breve video mostra documentario, volevo presentarvi dei documenti che sono utili per capire l'apporto dell'Unione Donne Italiane per la realizzazione dell'attuale legge contro la violenza sessuale, che è stata approvata nel 1996. Dopo, diciamo, un iter ventennale di battaglie politiche che hanno coinvolto, oltre alla nostra associazione, anche il Movimento di Liberazione della Donna e diversi collettivi femministi romani, milanesi, di Catania e Grosseto. Nel 1979 a Roma, un gruppo di donne dei collettivi femministi romani e anche di Milano hanno dato avvio ad una raccolta di firme per presentare al Parlamento una legge di iniziativa popolare. Oltre ai collettivi femministi, in questo gruppo era formato da l'UDI, dal Noi Donne, dal Quotidiano Donna. E il gruppo lavorò, presentò una bozza e questa bozza fu discussa in tutta Italia. Noi a Genova abbiamo discusso la bozza nel 1979 in una struttura gestita dall'UDI di Milano a Bonassola e siamo state un sabato e domenica assieme a rappresentanti dei collettivi femministi. Era la prima volta che ci si riuniva e si lavorava assieme per una proposta di carattere nazionale. All'inizio del 1980, nel marzo, se non ricordo male, abbiamo portato a Roma 300.000 firme raccolte in tutta Italia, con un grandissimo corteo in cui tutte le donne erano rappresentate ed avevano voce nel raccontare la loro vita e la loro storia di battaglie sul tema del rispetto di se stesse e del proprio corpo. Questa è iniziata così la storia lunga della legge contro la violenza e una storia che si conclude nel 1996 con l'imposizione al Parlamento da parte di tutte le donne parlamentari, di tutti i gruppi dell'arco costituzionale. Solo così il Parlamento si mosse e deliberò una legge che è ancora adesso in vigore, anche se nel corso di questi anni è stata ritoccata e riaggiornata 26 volte. Attraverso la documentazione d'archivio riusciamo a ricostruire non solo, diciamo, i prodromi di questo intervento legislativo, ma anche proprio gli sforzi compiuti dalle donne dell'associazione perché appunto la loro voce fosse ascoltata non solo in campo appunto politico, ma anche nell'aula di Parlamento.
oltre alla documentazione relativa ai movimenti di piazza e agli slogan anche recitati durante alcune di essi, abbiamo la documentazione sulla quale appunto le donne dell'Udi si documentavano, quindi i testi di legge presentati dai diversi partiti politici tra gli anni 80, tra l'80 e l'88, e i carteggi relativi all'organizzazione di alcune delle manifestazioni, di quei seminari culturali di cui l'Udi si fece appunto promotore. In particolare volevo presentarvi questo seminario dell'89 che si è svolto appunto nella facoltà di giurisprudenza di Genova, intitolato Quale diritto per le donne? Un seminario che appunto coinvolgeva professionisti del settore e che prendeva in esame i diversi aspetti nei quali appunto entrava prepotentemente il tema del diritto, il diritto al lavoro, il diritto alla famiglia e in questo caso il diritto penale. Particolarmente interessante da un punto di vista archivistico perché appunto ci restituisce l'immagine di un'attività che noi oggi svolgeremo chiaramente in modo diverso, ma che è sintomo della dedizione dell'epoca. Questo quaderno che praticamente riporta la trascrizione di tutti gli interventi. Chiaramente non si tratta di un testo steso, non si tratta di appunti presi durante l'evento, ma di una stesura fatta a posteriori partendo dalle registrazioni su cassetta audio. Purtroppo queste cassette sono andate perdute, ma il fatto che appunto siano stati, diciamo, riportati su supporto cartaceo è chiaramente sintomo della dedizione e del lavoro che stava dietro, diciamo, questi seminari. Questo libretto informativo finanziato dalla Regione Liguria e dal coordinamento donne della CGIL, che si intitola appunto SS Violenza per una difesa efficace, pubblicato nel 1988 e poi successivamente condiviso con altre UDI del territorio, in cui sono analizzati diversi casi di violenza che potevano, di cui erano vittime, appunto, potevano essere vittime le donne dell'epoca, dalla violenza sessuale alla violenza domestica, la legislazione vigente e soprattutto venivano date dei consigli e degli indirizzi utili ai quali appunto le donne potevano rivolgersi per uscire dalla loro condizione di disagio. Questa legge è stata raccontata, il suo iter è stato raccontato attraverso i documenti che abbiamo nell'archivio dell'Uni di Genova, i cartelli, i ricordi di tutte noi che abbiamo partecipato a quella bellissima epoca, questa bellissima storia di conquiste lunga, la possiamo documentare dagli articoli di giornali, dai volantini per una informazione a tutto tondo alle persone, ai cittadini, un'informazione con i professionisti, con i magistrati, con la polizia, con le avvocate, una storia che poi ha avuto anche, è stata concretizzata nella nostra città, qui nei locali dell'Udi.
cioè sono stati fatti dei gruppi di ascolto ed è nato il gruppo Donne Salute dell'associazione dell'UDI. Da lì nasce e poi il centro antiviolenza, nascerà nell'84 e grazie appunto all'intuizione di Margherita Ferro, che era una donna della Val Pulcevere, una donna popolana ma con un interesse, una passione forte sia nei confronti della possibilità diciamo di emancipare le donne, nella volontà di farle prendere coscienza e di utilizzare tutti gli strumenti possibili per dare delle possibilità di lavoro e di impegno sociale alle donne. Ecco, da lì, dal gruppo Donne Salute, che ritroviamo nei nostri faldoni, abbiamo poi la storia che riguarda il centro antiviolenza, che si costituirà poi negli anni 2000 e che quindi diciamo ora è una delle punti di riferimento per le donne della nostra città. Durante la raccolta delle firme e poi soprattutto lungo nelle strade della città, le firme per la legge contro la violenza, abbiamo avuto modo di raccogliere dei pezzi di lana, dei fili di lana e di intrecciarli, perché questa era la volontà di mettere assieme tante storie, tante vite di donne e poi dargli una forma, quella della freccia colorata che ricorda anche le bandiere con i nastri del dopoguerra e quindi una scelta e una volontà anche visiva dell'insieme e della necessità di essere molte. Io sottoscritta Angela aderisco all'iniziativa perché voglio difendere il mio diritto alla libertà. Linda, perché come essere umano ho il diritto di circolare senza paura e perché i miei figli conoscano la vera libertà di riconoscersi persone, agire per il bene della società. Gigliola, sono stanca di subire tutte queste violenze. Giusy, aderisco all'iniziativa perché sono d'accordo che si debba combattere contro la violenza alle donne. Olga, non voglio tornare a fare la calza. Giovanna, aderisco all'iniziativa perché la mia libertà di donna non può essere diminuita in quanto tale. Perla, aderisco all'iniziativa perché ci vogliono sopraffare in tutti i sensi. Lucilla, è contro ogni forma di violenza che è sopruso e calpesta la dignità di ogni essere umano. Maria, dico basta alla violenza che specialmente in questi ultimi tempi le donne hanno subito, sia con lo stupro che con atti di terrorismo. Franca, aderisco all'iniziativa perché si viva in pace senza paura. Graziella, sono contro la violenza e voglio una società diversa. Maria, aderisco all'iniziativa perché sono contro la violenza. Piera, aderisco all'iniziativa perché trovo che sia una cosa giusta e buona per noi donne. Giovanna, anche se con un semplice simbolico pezzo di lana, posso in qualche maniera unirmi anch'io, come donna, alle altre donne contro la violenza e far sentire la mia piccola partecipazione. Carla.